Capitolo 2. Cominciamo bene. Kapitel 2. Das fängt ja gut an. Stell dir vor, du sitzt im Flugzeug kurz vor der Landung. Ziel ist Mailand, die zweitgrößte Stadt Italiens. Du lehnst dich vorfreudig in deinem Sitz zurück und beobachtest die Miniaturstadt von oben. Neben dir sitzt ein junges Paar, das sich angeregt auf Italienisch unterhält. Mit dem Klang der italienischen Sprache in den Ohren und einem Gefühl von Vorfreude und gespannter Neugier tauchst du ins nächste Kapitel ein. Cominciamo bene. Das fängt ja gut an. Cominciamo bene. Cominciare. Anfangen. Cominciare. Scusi. Entschuldigung. Scusi. Dire. Sagen. Dire. Mi dica. Sagen Sie mir. Mi dica. Posso. Ich kann. Posso. Aiutare. Helfen. Aiutare. Come posso aiutarla? Wie kann ich Ihnen helfen? Come posso aiutarla? Trovare. Finden. Trovare. Non trovo. Ich finde nicht. Non trovo. La valigia. Der Koffer. La valigia. Non trovo la mia valigia. Ich finde meinen Koffer nicht. Non trovo la mia valigia. Il volo. Der Flug. Il volo. Con che volo? Mit welchem Flug? Con che volo? Arrivare. Ankommen. Arrivare. Con che volo è arrivato? Mit welchem Flug sind Sie angekommen? Con che volo è arrivato? Sono arrivato. Ich bin angekommen. Sono arrivato. Col volo delle 15:30. Mit dem Flug um 15:30. Col volo delle 15:30. Da Berlino. Aus Berlin. Da Berlino. Un attimo. Einen Moment. Un attimo. Aspettare. Warten. Aspettare. Aspetti un attimo. Warten Sie einen Moment. Aspetti un attimo. Controllare. Kontrollieren. Controllare. La lista. Die Liste. La lista. Controllo la lista. Ich kontrolliere die Liste. Controllo la lista. L'arrivo. Die Ankunft. L'arrivo. La lista degli arrivi. Die Liste der Ankünfte. La lista degli arrivi. Grazie mille. Tausend Dank. Grazie mille. Mi spiace. Es tut mir leid. Mi spiace. La sua valigia. Ihr Koffer. La sua valigia. Non è arrivata. Ist nicht angekommen. Non è arrivata. Purtroppo. Leider. Purtroppo. Succedere. Passieren.
Succedere. Purtroppo succede. Leider passiert es. Purtroppo succede. Ora cosa faccio? Was mache ich jetzt? Ora cosa faccio? Cercare. Suchen. Cercare. Cerchiamo la sua valigia. Wir suchen ihren Koffer. Cerchiamo la sua valigia. Appena. Sobald. Appena. Trovare. Finden. Trovare. Appena la troviamo. Sobald wir ihn finden. Appena la troviamo. Spedire. Schicken. Spedire. L'indirizzo. Die Adresse. L'indirizzo. La spediamo al suo indirizzo. Wir schicken ihn an ihre Adresse. La spediamo al suo indirizzo. Restare. Bleiben. Restare. Lei resta a Milano? Bleiben Sie in Mailand? Lei resta a Milano? Il giorno. Der Tag. Il giorno. Qualche. Einige. Qualche. Per qualche giorno. Für einige Tage. Per qualche giorno. Ecco. Hier. Ecco. L'hotel. Das Hotel. L'hotel. L'indirizzo del mio hotel. Die Adresse meines Hotels. L'indirizzo del mio hotel. Scusarci. Sich entschuldigen. Scusarci. Ci scusiamo. Wir entschuldigen uns. Ci scusiamo. Per il disagio. Für die Unannehmlichkeit. Per il disagio. Preoccuparsi. Sich Sorgen machen. Preoccuparsi. Non si preoccupi. Machen Sie sich keine Sorgen. Non si preoccupi. Trovare. Finden. Trovare. Troveremo la sua valigia. Wir finden ihren Koffer. Troveremo la sua valigia. Grazie, arrivederci. Danke, auf Wiedersehen. Grazie, arrivederci. Benvenuto, benvenuta. Willkommen. Benvenuto, benvenuta. Rivedere. Wiedersehen. Rivedere. Che bello rivederti. Wie schön dich wiederzusehen. Che bello rivederti. Il viaggio. Die Reise. Il viaggio. Com'è andato il viaggio? Wie war die Reise? Com'è andato il viaggio? Il viaggio è andato bene. Die Reise ist gut verlaufen. Il viaggio è andato bene. La mia valigia non c'era. Mein Koffer ist nicht da. La mia valigia non c'era. Mamma mia. Ach du meine Güte. Mamma mia. Non ti preoccupare. Mach dir keine Sorgen. Non ti preoccupare. La città. Die Stadt. La città. Perfetto, perfetta. Perfekt. Perfetto, perfetta.
Una città perfetta. Eine perfekte Stadt. Una città perfetta. Lo shopping. Das Shopping. Lo shopping. Sei nella città perfetta. Du bist in der perfekten Stadt. Sei nella città perfetta. Per fare shopping. Um einzukaufen. Per fare shopping. Adesso. Jetzt. Adesso. Sapere. Wissen. Sapere. Qualcosa. Etwas. Qualcosa. Utile. Nützlich. Utile. Adesso sai qualcosa. Jetzt weißt du etwas. Adesso sai qualcosa. Di molto utile. Sehr nützliches. Di molto utile. Per stare in Italia. Um sich in Italien aufzuhalten. Per stare in Italia. Il senso. Der Sinn. Il senso. In che senso? In welchem Sinne? In che senso? Funzionare. Funktionieren. Funzionare. Se qualcosa non funziona. Wenn etwas nicht funktioniert. Se qualcosa non funziona. Calmo, calma. Ruhig. Calmo, calma. Stare calmo. Ruhig bleiben. Stare calmo. Devi stare calmo. Du musst ruhig bleiben. Devi stare calmo. Perdere. Verlieren. Perdere. La pazienza. Die Geduld. La pazienza. Non perdere la pazienza. Nicht die Geduld verlieren. Non perdere la pazienza. Imparare. Lernen. Imparare. Volentieri. Gerne. Volentieri. Lo imparo volentieri da te. Das lerne ich gerne von dir. Lo imparo volentieri da te. Difatti. Nämlich. Difatti. Meglio. Besser. Meglio. Meglio di no. Lieber nicht. Meglio di no. Dovere. Müssen. Dovere. Devo impararlo anch'io. Ich muss es auch lernen. Devo impararlo anch'io. Ancora. Auch. Ancora. Tante cose. Viele Dinge. Tante cose. Ora cosa facciamo? Was machen wir jetzt? Ora cosa facciamo? Prendiamo il Malpensa Express. Wir nehmen den Malpensa Express. Prendiamo il Malpensa Express. Cos'è? Was ist das? Cos'è? Il treno. Der Zug. Il treno. Portare. Bringen. Portare. Il centro. Das Zentrum. Il centro. Il treno che ci porta in centro. Der Zug, der uns ins Zentrum bringt.
Il treno che ci porta in centro. Dove? Wo? Dove? Iniziare. Beginnen. Iniziare. L'avventura. Das Abenteuer. L'avventura. Dove inizia la nostra avventura? Wo unser Abenteuer beginnt. Dove inizia la nostra avventura? Dialogo. Cominciamo bene. Das fängt ja gut an. Johannes reist nach Mailand, um von dort gemeinsam mit Francesca seine Reise zu beginnen. Schon als er am Flughafen Malpensa ankommt, merkt er, dass er in Italien gelandet ist. Die Geräuschkulisse ist lauter, die Menschen um ihn herum sprechen schnell und laut. Es wird viel gestikuliert, alle haben es eilig und schieben Johannes Richtung Ausgang. Schon diese Hektik macht ihn merklich ruhiger und gelassen schlendert er zur Gepäckausgabe. Leider wartet er vergeblich am Gepäckband und macht sich schließlich auf die Suche nach dem Schalter für verlorene Gepäckstücke. Mi scusi. Mi dica, come posso aiutarla? Non trovo la mia valigia. Con che volo è arrivato? Sono arrivato col volo da Berlino delle 15:30. Aspetti un attimo. Controllo la lista degli arrivi. Grazie mille. Mi dispiace, ma la sua valigia non è arrivata. Cominciamo bene. Purtroppo succede. Ora cosa faccio? Cerchiamo la sua valigia e appena la troviamo la spediamo al suo indirizzo. Lei resta a Milano per qualche giorno? Sì, ecco l'indirizzo del mio hotel. Perfetto. Ci scusiamo per il disagio, ma non si preoccupi. Troveremo la sua valigia. Grazie, arrivederci. Arrivederci e buona giornata. Ciao Johannes, benvenuto in Italia. Ciao Francesca, che bello rivederti. Com'è andato il viaggio? Il viaggio è andato bene, ma la mia valigia non c'era. Mamma mia, non ti preoccupare. Sei nella città perfetta per fare shopping. E poi adesso sai qualcosa di molto utile per stare in Italia. In che senso? Se qualcosa non funziona, devi stare calmo e non perdere la pazienza. Lo imparo volentieri da te. Meglio di no. Infatti, devo ancora impararlo anch'io. Ora cosa facciamo? Prendiamo il Malpensa Express. Cos'è? È il treno che ci porta in centro. Dove inizia la nostra avventura italiana. Sätze zum Nachsprechen. Come posso aiutarla? Non trovo la mia valigia. Con che volo è arrivato? La sua valigia non è arrivata. Cominciamo bene. Purtroppo succede. Ora cosa faccio? Lei resta a Milano per qualche giorno? Sì, ecco l'indirizzo del mio hotel. Ciao Francesca, che bello rivederti. Com'è andato il viaggio? Il viaggio è andato bene. Non ti preoccupare. Sei nella città perfetta.
per fare shopping.